Benvenuti in Gare Malate 184, siamo nel campo da golf, ha appena piovuto, questa gara valutata al 40%, quindi sarà veramente un bagno di sangue. Siamo in 8, qua non è partito il countdown, eccoci, siamo in 8 raga, vi stavo dicendo, perché più di 8 la gara non permetteva, questo ve lo dico sempre a scanso di equivoci. Iniziamo subito così, anzi iniziate subito a lasciare un like, se no vi uccido raga, perché questa gara qui sarà veramente, come ho detto prima, un bagno di sangue. Perché le gare nel campo da golf, per mia esperienza, sono sempre un devasto. Ti levi, cavolo, maledetto bastardo, tu ce l'hai fatta, ma io no. Sì, ma non salta sto maledetto. Cosa cavolo mi sta succedendo oggi? Ho cambiato BMX, ho preso quella arancione al posto che nera. Perché cavolo di motivo ogni volta lascio le collisioni, ragazzi? Perché dico, vabbè, ci si diverte. E salta un po' di più, no? E invece, raga, ce l'abbiamo fatta. Sono terzo! No, il checkpoint era lì. Me ne sono accorto soltanto adesso che c'era là il checkpoint e che ero terzo, anzi che sono terzo. Pensavo di giocarmi il primo posto con quegli altri là e invece i primi sono qua. Adesso li andiamo, porca vacca, a prendere ragazzi e ce li mangiamo a colazione questi. Permesso, permesso, permesso. Adesso Beastard arriva. Op. Eccoci qua, guarda qui che atterra anche perfetto. Vuoi spostare? Mi fai un grandissimo piacere. Bravo, buttalo di sotto. Complimenti. Hop! E andiamo. Siamo impazziti? Non farmi questi scherzi. Bicycle. Vai. Si pedala. Si pedala verso l'infinito e oltre. 40% questa gara. Ma che cavolo l'ha fatta? Per Beastard. Per me, ragazzi, questa gara qui è come bere un bicchierozzo d'acqua bello fresco che scende giù per il gargarozzo. Devo riniziare da qua? Ma siamo impazziti? Le ultime parole famose, ragazzi. Le ultime parole famose. Ma porca vacca, io non ci voglio credere. Oh. Ma veramente, come cavolo faccio a prendere quel checkpoint? Impennando è il trucco. Impennando con la bicycle si dovrebbe andare molto molto più lontani, ragazzi. Vai, 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 vai. Impenna, impenna, impenna. Vai. Porca vacca. Vai, 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 vai. No. No, non ce la farò mai, raga. Non ce la farò mai. Invece sì, bug della bicycle. E non muore nemmeno. Non era per nulla difficile, cavolo. Bastava che impennassi già all'inizio. Ogni tanto mi perdo veramente, ribadisco, in un bicchiere d'acqua. Con tutte le gare che ho fatto dovrei fare tutto quanto. E invece ci sono sempre problemi. E andiamo a conquistarci. No, meglio che non parlo perché la gara non è ancora finita. Però una prima posizione a me piacerebbe, eh. Ah, ok. Qua è finto. Le ultime parole famose, come vi ho detto. Qua è finto, boom. Cioè, volevo dire, là è trasparente. Là si riesce a fare tutto quanto tranquillamente. Alla terza volta uno capisce che là hanno fatto un buco, quindi bisogna saltare con la bici. Ok, perfetto. Che go! Wow! Perché sono tutte storte ste robe, quindi forse per quello, non lo so. E il checkpoint? Dovrei soltanto... Ma dai, adesso troppo poco, no? Siamo secondi, quell'altro ce l'ha fatta. Non chiedetemi... Ma dai! Ah, ecco, ma era semplice. Ma era semplicissimo. Come ho detto, ragazzi, mi perdo in un bicchiere d'acqua.
trovato, ragazzi. L'abbiamo trovato. L'abbiamo trovato. E io mi giro così. Se tu non sai il metodo per saltare sui container, mi dispiace, ma ti tocca. No, salta. Wow, stai calmo, stai calmo. E ci siamo, finalmente, raga. Finalmente, direi proprio di no. Dai. Oh, stai calmo. Vediamo di stare tranquilli. Che ho fatto anche l'ultima gara impossibile numero 10, l'episodio numero 10. Ho saltato tutti sti cosi qua anche, ragazzi. Se ve la siete persa, andatevela a rivedere, perché era veramente tantissima roba. Hop, hop, e andiamo avanti così. Questa gara qui comprende tutte le cose che ho già fatto. Hop, saltiamo e andiamo così, ragazzi. Ma che cavolo, un ipercontainer anche qua? Si è divertito, il creatore di questa gara a far impazzire la gente. Attenzione, andiamo! Abbandonate le bici, siamo tornati sulla nostra mitica Zentorno. E questa gara aveva un titolo alquanto particolare, ovvero il cerchio di fuoco. Quindi mi ha incuriosito parecchio, ragazzi. Sì, boh, ho sentito delle explosion. Mi ha incuriosito parecchio e quindi ho voluto provarla, testarla insieme a voi qua. Chiaramente sempre per la prima volta. E vediamo se il cerchio di fuoco esiste o meno, o se era solamente una bufala, ragazzi, che non sia soltanto una gara. Guarda qui che prendo la scia. Dai che le prendo la scia. Porca vacca. Se non è soltanto, vi stavo dicendo appunto, una gara così in strada e basta. Ma al limite, oh. Oh, vai così all'interno. Guarda che lo frega all'interno. Guarda che sorpassi. Sembra di essere, cavolo, in MotoGP, raga. Il cerchio di fuoco. Il cerchio di fuoco. La potenza, cos'è? Quello del Signore degli Anelli? L'occhio di Sauron. Guarda qui, boom. Occio, occio, guardalo qui. Bravo, complimenti al primo che sta tenendo veramente gran botta. Ecco qua il mega salto. Vedi che anche lui butta giù il muso. Come vi avevo detto io anche tempo fa, non mi ricordo in quale gara, nello scorso episodio. Wow. Ma porca, perché si è dovuta girare sto schifo di macchina? Ma cosa fai? Perché, bastardi, perché si è dovuta girare? Per quale motivo? Cioè, sono andato sotto la sua macchina come un ariete. Perché la gente è esplosa? E in più sono anche esploso io male. No, vai, 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 vai. Sterzi, gradino del podio, mi va bene. Va sempre bene. Fin quando siamo nel gradino del podio. Forse m'ha fregato l'alettone, ragazzi, che ha toccato il nemico. Guarda qui la velocità, incredible. Guarda qui che velocity. Porca vacca, siamo pari. Ho due gomme sullo sterrato io. No, 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 non uscire. No, la pianta. Che cavolo, ragazzi, oh. Gara adrenalinica questa qui, veramente, non sarà iper malata. Cioè malata lì, che vai sui tetti o robe. Però una gara così è bella intensa. Voi non pensate che magari dalla poltrona. Guardali qua, guardali. Porca vacca, primi. Vai così e andiamo a comandare. Occio, 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 che quello lì. Vai così. No, così mi schianto. Porca vacca, lo sapevo io, lo sapevo io, lo sapevo io che là mi andavo a schiantare. Dai, girati. Dai, terzi, 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 terzi. Quello lì sta andando giù. Maledetto bastardo. Curva interna, curva interna. Eh sì, mega,
pacca sul muro. Quinti? Va bene ragazzi. Ci sta, ci sta. Complimenti a tutti, mi è piaciuta come gara, bella corretta. Nessuno più di tanto ha fatto nulla di sleale, mi piace ragazzi. Quarti, dai, uno si è fermato. Siamo giunti all'ultima gara di oggi e so già che finirò di sotto, perché io guarda, l'unico! Dai, non ci credo. Grazie mille per avermi girato nella direzione giusta, bastardi! Iniziamo subito con la prima morte, vediamo un po'. Siamo penultimi. Grazie per la spinta, chiunque tu fossi. Dai, l'obiettivo è sempre il podio. L'obiettivo, bastardo maledetto, è il podio. Boom! Occhio, il check! Bastardi! Va benissimo, ultimi. Boh, io seguo gli altri. Perfetto, tutti sei morto. Bello sto pezzo. Oh, frena. No, beh, tu potresti anche andare giù da basso, Ragazzi, questo l'ho dovuto assolutamente fare perché mi hanno lanciato di sotto in 800. Mi sembrava... Wow, no! Più che giusto farlo. Che spettacolo di gara è. Wow. No, devo saltare. Ma che cavolo, lo sapeva. Si riparte alla grande. Vai, accelera. Ma come cavolo faccio? Ero prima sul podio. Ah, da questa, perché da basso non si riesce. Ho capito. Wow, che cavolo fai, Zentorno? Sei impazzita? Sì, ma sta gara trolla di brutto. Adesso che sappiamo com'è ogni salto. Ma dai, dovevo andare dall'altra. È meglio che non faccio progetti di nessun tipo, guarda. È meglio. Guarda, il podio lo vediamo forse col binocolo. Se volete vedere un primo posto è meglio che rivedete qualche gara fa o un episodio scorso, perché qua è già tanto se arrivo sesto, perché sicuramente mi ucciderò qualche altra volta. Se no, dov'è il bello di questa gara? Però è veramente bella, divertente, eh. Bella, cavolo. Bastardo, tu ce l'hai fatta. Ok. Dai, qualcun altro si deve. Ma dai, l'ha già conclusa, bastardo. Tutti i membri della crew iper power, ciò. Vai. Oh, vedete che qua qualcuno, porca vacca, si è frantumato come mi sono frantumato io. Dai, voi due fatevi la lotta, che Vistard beneficia dei vostri risultati. Siamo quinti. Hop. Anche se un quarto posto, niente da fare. No, dove cavolo sono andato? Mi ha di nuovo fregato il pezzo qua. Bastava fare così, raga. E va benissimo, dai. Quarti! Buono! E con quest'ultima gara concludo l'episodio. Spero vi sia piaciuto. Arriviamo a 25.000 like. Commentate, condividete. Come al solito in descrizione trovate Instagram, Facebook. Io vi saluto, vi ringrazio. Qua da Vistard è tutto. Noi ci vediamo al prossimo video.